Conti rosso del comune di Napoli e il rischio di sesto. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Enzo Moretto, consigliere comunale del PDL. Un rischio reale? Ma il rischio è più che reale perché ci sono 2 miliardi di debiti. Tra quelli ereditati, più anche l'aggravante delle ultime assunzioni che sono state fatte in Asia, c'è questa delibera per l'assunzione dei precari della scuola che deve trovare comunque la copertura finanziaria, è indispensabile che vengano richiamati in servizio, ma sono 350 operatori che comunque devono essere retribuiti, stante già alle cifre che hanno sforato il 53% del bilancio è un bel grattacapo trovare le risorse. Ecco il piano Salva Napoli, un annuncio o altro? Ma...

Indispensabili per il servizio diretto eh, che deve dare un'amministrazione alla, alla città, 1600 lavoratori che dovrebbero essere poi eh, privatizzati, eh, c'è il risanamento di tutte le altre società partecipate, tra questo la NM che ha 2687 dipendenti, la fusione tra esse e eh, la capacità di discussione che sappiamo il Comune di Napoli non riesce a riscuotere i fitti, non riesce a riscuotere le contravenzioni, la TARS, l'Imu e a queste c'è l'aggravante che oggi non è più una, una volontà di sfuggire al pagamento, ma è proprio diventando una necessità che i napoletani non riescono più a fronteggiare il pagamento di queste tasse, per cui nel bilancio di previsione dove vai a prevedere un'entrata un di 7 8, 78 milioni per le contravenzioni si riduce poi al 25-26% delle Risorse reali e questo è un grosso, un grosso problema che gli ispettori hanno evidenziato e sicuramente sarà difficile portare a un risanamento. Ecco la città ha riaperto proponendo nuove e antiche emergenze. Tra queste emergenze la mobilità. Prima hai accennato alla situazione in cui versa l'ANM, i mezzi sono pochi e c'è cioè difficoltà anche nel, nel far pagare il biglietto agli utenti. Ma la storia del biglietto è molto, molto vecchia, non si capisce perché la l'ANM, più volte io ho proposto di far ritornare il bigliettaio sul, sui pullman, per due ragioni, La l'ANM ha un esubero di autisti non più idoni alla guida, per cui potrebbero essere adibiti a bigliettai, se il 50%, se è vero come è stato denunciato dalla stessa ANM, oggi non paga i biglietto la copertura di un personale che comunque già paghiamo sarebbe, avrebbe già la sua copertura nel bilancio dell'ANM e invece le entrate raddoppierebbero perché il bigliettaio sicuramente farebbe pagare i famosi tra virgolette portochezzi. La questione del traffico, io penso che il traffico se non uh, si incrementa di nuovo l'economia della nostra città lo stiamo risolvendo, si sta risolvendo da sé, uh, il sindaco pensa di uh, aver risolto in parte la questione mobilità cioè l'intasamento del traffico facendo la pista ciclabile, una pista ostacoli che tra l'altro a, a, a tratti devi scendere perché ci sono i cantieri, a tratti devi attraversare la strada per metterti sull'altra costruzione di questa famosa pista ciclabile, le macchine sono sicuramente diminuite in circolazione, ma non certamente per le zone ATL o per la pista ciclabile. Eh, diciamo è proprio la necessità, la miseria vera e propria che stanno attraversando i napoletani. Il 30-40% dei napoletani non ha la copertura assicurativa sull'autoveicolo, non paga la tassa di circolazione perché, eh, per esigenze economiche e eh, per cui sono un po' terrorizzati. Non c'è, non ci sono stra... Percorribili, sono piene di buche, molto spesso devi ricorrere al carroattrezzo e che rimani in una buca. È capitato proprio a me alla discesa di Capodichino: ho, ho, ho schiacciato due ruote in una, una pozzanghera d'acqua che sembrava una pozzanghera, invece era un'enorme voragine che stava sulla discesa di Capodichino. Per cui i, i napoletani, per queste ed altre ragioni, stanno rinugiando, perciò è migliorato un po' il, il traffico. Ma migliora il traffico e aumenta purtroppo le dis il disagio economico e la miseria che sta. Veramente attraversando una buona parte dei Napoletani. C'è poi il problema del parco bus alquanto obsoleto. Ah, il parco bus, già una, eh, dal, da quando i famosi boc di, uh, di Bassolino che comprò, uh, uh, si dichiarò che aveva comprato 120-130 autobus, veramente questi 120-130 autobus nuovi di zecca non si sono mai visti in circolazione. Pochissimi, ma sempre le vecchie carrette continuavano a circolare. Giustamente, a distanza di anni, se parliamo da Bassolino, ad oggi sono passati 10 anni. Da quei famosi Boc, queste carrette che già avevano 10-12 anni, oggi ne hanno una ventina, con mancanza di manutenzione perché non si capisce poi nei depositi perché non si fa manutenzione, non si lavano nemmeno, non si disinfettano, vanno in giro, sporchi, puzzolenti questi autobus. È chiaro che in circolazione abbiamo il 40-50% di quello che dovrebbe esserci invece in circolazione. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale, probabilmente si voterà in primavera, a meno che non accada qualcosa di fortemente traumatico in questo mese e lo scenario appare alquanto confuso. Ah, di traumatico penso che non possa succedere altro. Di quello che è successo in politica in modo traumatico. Abbiamo un governo non, non eletto dal popolo. Un, un Monti che ogni giorno ci fa una lezione da professore. Ma questo sviluppo è finita la crisi, eh, ci sarà lo sviluppo? Beh, veramente, questo sviluppo noi non lo vediamo. I provvedimenti che hanno preso. Può darsi che andavano presi alcuni di questi sicuramente, però sono stati veramente drammatici e stanno portando alla paralisi economica del Paese perché non ci sono più risorse. Ovviamente la gente non può spendersi, è fermata la macchina, la macchina economica. Mentre succede questo, vediamo il litigio tra i partiti di centro, di sinistra, di destra, di, che, che, di, di qualsiasi estrazione politica. Se esiste ancora eh, veramente poi una definizione di centro, di destra e di sinistra, perché se andiamo alla, alla lettura dei programmi, delle promesse e quant'altro, sono un po', un po' sempre simili. Beh, io vedo semplicemente una, una corsa ad una modifica del Porcellum che non modifichi assolutamente nulla, un, qualche cosa che possa principalmente salvare il sedere ai deputati, quindi la stanno studiando tutta, per vedere quanti più di loro che oggi siedono in modo regalato dai partiti, perché sono stati nominati e non eletti dagli elettori, quanti di questi si possono salvare. Questa manovra sta durando anche troppo, i cittadini sono stufi, quanto prima facciano a modificare questa legge elettorale, ma che sia modificata per davvero, che dia realmente il potere ai cittadini di di eh, eh, eleggere i propri deputati, quei deputati che devono essere eletti dal territorio e devono essere del territorio perché devono rispondere non soltanto dentro una campagna elettorale ma nei cinque anni di quello che andranno a svolgere in Parlamento. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino politico della campagna come sempre tornerà domani alla stessa ora.